non so Sono oltre quanto. 3.600 le firme raccolte in provincia di Pistoia dalla CGIL e dallo SPI-CGIL a sostegno della proposta di legge della Regione Toscana che, insieme alle regioni Emilia-Romagna, Puglia e Piemonte, chiede che il Fondo Sanitario Nazionale abbia risorse adeguate per garantire il diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione. Il segretario generale provinciale della CGIL, Daniele Gioffredi, e quello dello SPI-CGIL, Andrea Brachi, insieme ad un gruppo di volontari che si sono impegnati nella raccolta, hanno consegnato il plico contenente 3.616 firme al presidente della provincia, Luca Marmo, in quanto rappresentante di tutto il territorio. La raccolta delle firme, hanno assicurato gli organizzatori, proseguirà nei prossimi giorni, anche online. Segretario, sono proprio le fasce più deboli a rimetterci in questa situazione di carenza per quanto riguarda la sanità pubblica. È evidente, perché nel momento in cui ci sono meno risorse, ci sono tagli, questo governo di fatto ha definanziato la sanità prevedendo un finanziamento rispetto al PIL solo del 6,1% e nei prossimi anni chi ne va a scapitare sono le fasce più deboli che dovranno scegliere se comprarsi beni di prima necessità o pagarsi la sanità. Le fasce deboli sono costrette molte volte a non curarsi perché uno o ha risorse e può andare con l'intramegna o addirittura nel privato, deve aspettare tempi inaccettabili per tutelare la sua salute. Un messaggio estremamente importante, un messaggio estremamente forte all'indirizzo del governo nazionale, perché ormai sono tanti, probabilmente troppi anni, in cui a seguito di scelte, diciamo, di contrazione della spesa pubblica, soprattutto sulla parte corrente dei bilanci nazionali, in cascata degli enti che gli sono successivi in filiera, si produce questo effetto perverso che si abbatte certamente sulla sanità, con effetti che si producono soprattutto sulla popolazione più fragile e come in analogia accade anche in altri servizi.